Ciao a tutti, benvenuti sul canale Bonsai Leads. Oggi video riguardante la lavorazione di una caducifoglia. Il protagonista del video sarà un acero palmato. Le lavorazioni che eseguirò su questa pianta saranno un rinvaso in un nuovo vaso di coltivazione e una potatura primaverile dedicata soprattutto a una lavorazione particolare che poi naturalmente vedremo nel dettaglio durante il video stesso. Quindi di cose da dire, come sempre, ce ne sono tantissime. Noi i preliminari, come al solito, li abbiamo eseguiti, quindi vai con la sigla e ci vediamo dopo. Ciao a tutti e ben ritrovati sul canale Bonsai Leads. Come ho detto nell'introduzione, oggi lavorazione particolare su una caducifoglia e, come vedremo poi nel dettaglio, il protagonista è un acero palmato. Oramai la primavera si sta avvicinando e arriva il momento in cui noi dobbiamo incominciare a lavorare le nostre piante, in particolare chiaramente con le lavorazioni primaverili. Quindi rinvasi e potature primaverili di conseguenza. Ora, piccola premessa: normalmente eseguo questo tipo di lavorazioni nella seconda decade del mese di febbraio, quando le temperature incominciano ad alzarsi un pochino e le piante a risvegliarsi di conseguenza. Ho deciso di anticipare un po' i tempi nelle prime lavorazioni sulle caducifoglie, proprio perché quest'anno devo rinvasare quasi tutte le piante della mia collezione, e quindi ho tempi contingentati e quindi devo anticipare queste lavorazioni. La seconda cosa molto importante da dire è che andrò ad eseguire al termine del rinvaso una potatura abbastanza aggressiva su questa pianta, con una particolare attenzione a quella che si chiama in termine tecnico la sostituzione degli apici. Ora, per spiegare in maniera molto semplice, ma cercando di essere abbastanza approfonditi sul discorso, dobbiamo fare una piccola divagazione. Quando noi andiamo ad impostare la nostra pianta, quando noi andiamo a progettare il nostro futuro bonsai, il primo passo importante è quello di decidere non solo lo stile con cui verrà, diciamo, costruito, passatemi il termine, il futuro bonsai, ma soprattutto dobbiamo decidere quali sono le dimensioni e i volumi della nostra pianta. Quindi andare a scegliere quella che sarà più o meno l'altezza finale della pianta stessa e naturalmente decidere lo spessore delle ramificazioni, in particolare all'inizio della ramificazione primaria. Una volta raggiunto questo step, noi dobbiamo passare alla seconda fase di coltivazione, quindi favorire quelle che sono lo sviluppo delle ramificazioni secondarie, terziarie e così via, quindi ampliando quella che è la ramificazione totale della nostra pianta. Quando arriviamo a questo punto della coltivazione, ci troviamo spesso e volentieri con delle ramificazioni che hanno uno spessore molto più grosso rispetto al progetto finale. Quindi arriva il momento in cui noi dobbiamo andare a sostituire, come ho detto precedentemente, l'apice della nostra ramificazione. In questo caso, naturalmente, quando parliamo di apice, non intendiamo solo ed esclusivamente la punta, l'apice vero e proprio della nostra pianta, ma tutto il volume della ramificazione. Quindi andiamo a sostituire una parte dell'apice della ramificazione per ottenere delle linee più sottili. È un'operazione che naturalmente va eseguita
nel corso della vita del nostro bonsai più di una volta, proprio perché innanzitutto noi abbiamo a che fare con un essere vivente che continua a svilupparsi. Può capitare anche che magari durante la coltivazione noi non riusciamo ad eseguire alcune lavorazioni per diverse ragioni, per diversi motivi, nelle tempistiche più opportune. Per cui ci troviamo magari o al termine della stagione vegetativa o all'inizio di una nuova stagione vegetativa con delle linee ingrossate, con delle linee che non sono più consone al progetto che noi avevamo in mente e quindi dobbiamo intervenire con questo tipo particolare di potatura che poi naturalmente vedremo nel dettaglio. Ora, prima di andare a studiare nel dettaglio il protagonista del video, un'altra piccola premessa: il rivaso vero e proprio non verrà mostrato interamente nel video, ma ci saranno alcuni passaggi. Questo naturalmente per cercare di tenere il tempo del video in un minutaggio abbastanza sostenibile come visione, per cui alcuni passaggi ve li mostrerò, altri invece verranno naturalmente eliminati durante la lavorazione poi del video stesso, ma la cosa importante è che ci concentreremo, e lì sì, cercherò di mostrarvi passaggio dopo passaggio, soprattutto sulla potatura finale, quindi sulla potatura primaverile con conseguente sostituzione degli apici stessi. Quindi adesso andiamo a studiare un attimo nel dettaglio la pianta e poi procediamo con la lavorazione. Il protagonista di oggi è questo acero palmato. Ora, prima di incominciare a lavorare la pianta, ho già preparato il vaso di coltivazione con i fili di ancoraggio, il terriccio che servirà naturalmente per il rinvaso. La miscela del terriccio utilizzata è un mix tra acadama, pomice e una parte, all'incirca il 20%, di canuma, per aumentare quella che è l'acidità del terreno. E quindi sto sperimentando da all'incirca un paio d'anni questa nuova tecnica, questo nuovo terriccio che sembra dare degli ottimi risultati. Come sapete, la prima fase è l'estrazione della pianta e pulizia generale della superficie, andando a migliorare quello che è e a portare alla luce per bene, pulendolo per bene, la base di radici, i nebari della nostra pianta. Poi si procede naturalmente con la potatura delle radici superficiali, quindi si lavora la parte superficiale della pianta, poi i lati del nostro pane radicale, poi si va a lavorare la parte sottostante, quindi la parte inferiore del pane radicale. Tolta la copertura di sfagno e cominciando a ripulire per bene la zona superficiale, potete notare l'enorme quantità di radici fini che la pianta ha prodotto nella scorsa stagione vegetativa. Questo è anche merito della copertura di sfagno, che naturalmente ricrea un microclima ideale per la produzione appunto di queste radici fini, radici piene di capillari, che sono quelle che servono alla pianta per assorbire acqua e sostanze nutrienti. Questa è la quantità di radici che è stata eliminata. Come potete vedere, non ci sono radici particolarmente grosse. Questo perché naturalmente, mano a mano che andiamo avanti con le nostre lavorazioni,
e se effettuiamo in maniera regolare i vari rinvasi, togliendo sempre le radici più grosse che naturalmente non servono nel bonsai, quindi cercando di far sviluppare un apparato radicale ricco di radici fini, di radici piene di capillari, quindi con peli radicali che sono quelli che assorbono acqua e sostanze nutrienti dal terreno, ci ritroveremo poi a non avere rinvaso dopo rinvaso radici particolarmente grosse, se non naturalmente qualcuna. Bene, il rinvaso è finito. Naturalmente, trattandosi di un vaso di coltivazione e in più anche rotondo, non è importante la posizione che la pianta ha all'interno del vaso, proprio perché essendo ancora in coltivazione e non essendo un vaso né bonsai né definitivo, non è importante in questo momento la giusta disposizione all'interno del suo contenitore. Siamo giunti al termine della prima fase della lavorazione di questo acero palmato. Sostituzione del terriccio, nuovo vaso di coltivazione, potatura dell'apparato radicale e messa in vaso e poi copertura finale di sfagno. Adesso ci occupiamo della seconda parte della lavorazione, come dicevo, della potatura primaverile. Come sapete, ci sono tre tipi di interventi che noi eseguiamo sulle nostre piante durante la stagione vegetativa. La potatura primaverile che avviene, ad esempio, nelle caducifoglie prima dell'aprirsi delle gemme. C'è poi la potatura estiva, che è quell'intervento che noi eseguiamo quando la pianta ha sviluppato la prima parte di vegetazione, e poi naturalmente l'ultima potatura, che è la potatura autunnale. Per quanto riguarda le caducifoglie, la potatura primaverile serve per naturalmente eliminare quelle gemme che non sono sopravvissute all'inverno, creare quello spazio sufficiente al nuovo fogliame che la pianta produrrà da qui a poco con l'arrivo della primavera, quindi con lo schiudersi delle nuove gemme, cercare di creare lo spazio sufficiente per questa nuova vegetazione. Per quanto riguarda le caducifoglie, quindi per quanto riguarda anche l'acero palmato, la potatura primaverile può essere una potatura un po' più aggressiva, quindi se dobbiamo eliminare parti anche consistenti, unitamente al rinvaso, questo è il periodo migliore, quello prima dell'arrivo, prima dello schiudersi delle nuove gemme. Come dicevo nell'introduzione, all'inizio del video, oggi ci occuperemo anche di sostituire alcune parti della ramificazione. Per riprendere il discorso, quando noi impostiamo la nostra pianta, quando noi creiamo il progetto del nostro futuro bonsai, dobbiamo decidere naturalmente non solo lo stile e la forma della nostra pianta, ma deciderne anche le future dimensioni, quindi l'altezza e l'ampiezza della sua ramificazione. Per fare questo, naturalmente, all'inizio di questo percorso, all'inizio della coltivazione, noi facciamo crescere a dismisura la nostra pianta, a volte senza quasi intervenire, quindi facendo sviluppare per bene quelle che nel termine tecnico vengono chiamate le linee primarie, le ramificazioni primarie, che poi adesso vedremo nel dettaglio che cosa significa. Una volta che queste linee primarie hanno raggiunto lo spessore per noi ideale, a seconda appunto del nostro progetto, avviene la seconda fase della coltivazione, che significa naturalmente cercare di creare quelle che naturalmente vengono chiamate le ramificazioni secondarie, terziarie e così via, a seconda chiaramente dello stile che noi abbiamo scelto e del progetto che abbiamo idealizzato. E quindi capita che dobbiamo andare a eliminare una parte che noi abbiamo lasciato ingrossare, cioè quindi a eliminare una parte di ramificazione perché ha raggiunto quello che è il suo spessore ideale.
Questa sostituzione, questa potatura che ci permette di sostituire questa linea con una linea magari più arretrata e più sottile, avviene anche in altre fasi di coltivazione. Naturalmente noi lavoriamo su delle piante, quindi su degli esseri viventi che nel corso della loro vita continuano a svilupparsi, continuano a crescere. Ragion per cui ci saranno delle fasi anche dopo la prima fase di progettazione e di coltivazione, in cui noi dovremo eseguire appunto questa sostituzione di apici delle varie ramificazioni. Questo perché? In primis perché naturalmente la pianta continua a crescere e magari può capitare a volte che o non interveniamo in maniera corretta o non interveniamo nella giusta tempistica e un ramo continua a crescere e spessirsi, ragion per cui nella seconda fase è più una questione estetica, cioè noi andiamo a migliorare quella che è la struttura finale della nostra pianta, eliminando la parte più grande, sostituendola con una ramificazione più sottile, più adeguata a quella che è la forma che la nostra pianta ha raggiunto. Quindi andiamo a migliorare, come si dice, l'aspetto estetico del nostro bonsai, che come sapete è uno dei tre obiettivi che noi dobbiamo raggiungere con l'applicazione delle varie tecniche bonsai. Prendendo ad esempio il primo ramo, questa vedete è la linea principale, cioè la ramificazione primaria della nostra pianta. Lateralmente potete cominciare a vedere le ramificazioni secondarie e terziarie. Arrivati a questo punto di coltivazione, noi dobbiamo cercare di fermare la crescita della linea primaria, perché ha raggiunto quello che nel progetto è lo spessore ideale per questo tipo di pianta, e favorire la crescita di nuove ramificazioni via via sempre più sottili, sempre più strutturate, sempre più ramificate, in modo tale da creare quella forma di ramificazione fine, leggera, che normalmente in natura l'acero assume. Ora, come potete vedere, la ramificazione primaria ha raggiunto un notevole spessore anche all'apice, anche al suo apice, e soprattutto qui dove c'è la biforcazione c'è uno spessore molto antiestetico. Quindi l'intervento di oggi sarà quello di andare a eliminare questa parte di ramificazione mantenendo questa gemma. C'è un altro elemento da tenere in considerazione per quanto riguarda il primo ramo. Naturalmente questa gemma non ha futuro, proprio perché è appena sotto e nella stessa posizione di crescita del primo ramo, quindi questa è una gemma inutile che noi andiamo a eliminare, proprio perché, come ho detto, non avrebbe futuro. Visto dall'altra parte, qui è la gemma che noi manteniamo in questo caso, andando a eliminare questa ramificazione. In questo caso taglierò lasciando un piccolo moncone nel nostro ramo, proprio per non danneggiare la gemma e non rischiare che quando poi il futuro ramo si sarà sviluppato, qui andremo a rifinire il taglio in maniera adeguata. Adesso ci occupiamo del secondo ramo laterale.
Qui innanzitutto abbiamo una gemma che non verrà eliminata, ma verrà mantenuta per creare una nuova ramificazione che, chi lo sa, magari eventualmente potrà andare a sostituire addirittura questo ramo. Perché? Perché è un ramo strutturato, direi, abbastanza male. Abbiamo due rametti sottili che però si sviluppano verso l'alto e poi in tutta la prima parte della linea non abbiamo nuove gemme. Quindi l'intervento che è stato fatto oggi sulle radici si spera che possa creare la produzione di nuove gemme in questa zona. Qua poi abbiamo questo ramo che si sviluppa anch'esso in maniera non ottimale, un buon ramo qui dietro e poi l'apice. Quindi l'intervento in questo caso verrà eseguito qui, farà in modo che questo diventi il nuovo apice del nostro ramo. Siamo giunti all'apice della nostra pianta, come vedete qui si biforca con due ramificazioni che verranno mantenute. Qui abbiamo nella prima parte, nella parte sinistra, questa ramificazione doppia parallela con gemme da una parte e invece il ramo posteriore che non ha gemme, per cui il ramo posteriore viene eliminato. Qua dietro poi abbiamo questa ramificazione che è abbastanza ben sviluppata tranne la parte finale, quindi anche qui andiamo a sostituire l'apice tenendo come apice del nostro rametto questo rametto qui dietro. E qui abbiamo questo ramo che si sta sviluppando con un internodo molto lungo, ma che alla base ha due gemme, per cui l'internodo viene eliminato mantenendo le due gemme qui dietro. E qui addirittura abbiamo questa apice del nostro ramo in cui sono cresciute addirittura tre rami con tre gemme finali, ma qui alla base noi abbiamo le nostre due gemme, ragion per cui anche qui andiamo a accorciare per bene, lasciando un piccolo moncone in modo tale che non andiamo a toccare le due gemme. Poi una volta che si svilupperà vedremo quale dei due si svilupperà meglio, mantenendone uno solo che diventerà il nuovo apice. Stessa situazione qui dietro, noi abbiamo queste due ramificazioni con questa linea un po' più strutturata, vedete che porta una gemma qui e una gemma in punta, e invece questo ramo che non ha gemme intermedie, per cui questo ramo lo eliminiamo e manteniamo questa linea. Nella parte finale della prima ramificazione stesso problema, qui abbiamo questa linea che si biforca, però in questo caso la biforcazione la possiamo sfruttare mantenendo questa come linea principale e questa semplicemente accorciandola. Questa poi la faremo sviluppare poco, mentre questa la faremo sviluppare un po' di più, quindi questa diventerà la linea principale e questa la linea secondaria. Siamo giunti all'apice della nostra pianta. Anche qui abbiamo questa situazione con la doppia ramificazione, per cui a questo punto è meglio scegliere una delle due linee che dovrà svilupparsi e diventare il nuovo apice vero e proprio della nostra pianta. Per fare questo tipo di scelta, naturalmente è necessario anche vedere la struttura completa della nostra pianta, quindi se in caso vi trovaste in una situazione del genere
È meglio ponderare per bene se scegliere, io ho queste due opzioni naturalmente, questa linea qui dietro o questa linea qui davanti. In questo caso è molto meglio utilizzare questa linea dietro, ragion per cui ho rifinito naturalmente i tagli e adesso abbiamo una linea molto più aggraziata. Questo è il risultato finale dell'intervento. La nostra pianta. Questo è il risultato della potatura di oggi. Bene, siamo giunti al termine della lavorazione di oggi che ha visto protagonista l'acero palmato, un rinvaso con sostituzione del terriccio e un taglio consistente delle radici e poi il lavoro più importante è stato naturalmente l'intervento di potatura primaverile, come vi ho mostrato, abbastanza aggressivo, abbastanza consistente, ma reso necessario proprio perché siamo arrivati al termine della prima fase di coltivazione. La nostra pianta ha raggiunto quelli che tutto sommato saranno le sue dimensioni finali. Un bonsai all'incirca di 30 centimetri, quindi siamo diciamo al limite tra il bonsai Shoin, come viene catalogato dai maestri giapponesi, tra dicevo il bonsai Shoin e il bonsai Kifu. Questa è la sua struttura finale. Naturalmente adesso il passo successivo sarà quello di creare la ramificazione secondaria, terziaria e così via. I futuri interventi per quanto riguarda questo tipo di pianta, naturalmente adesso all'incirca tra un 3 settimane incomincerò a concimare per bene la pianta in modo tale che le somministrazioni di concime aiutino la pianta a svilupparsi per bene. Ci sarà naturalmente un intervento di potatura estiva. Come sapete, l'acero palmato ha una sola estensione durante la stagione, per cui l'intervento dovrà essere mirato a quel tipo di sviluppo. Poi, al termine naturalmente della stagione vegetativa, vedremo come si sarà comportato e naturalmente noi ci adegueremo con la potatura autunnale. Naturalmente, bisogna ricordarsi quando andiamo a rinvasare piante del genere per l'innaffiatura, beh, aspettare che la terra si asciughi completamente, intervenire con una diciamo innaffiatura superficiale, poi una volta che si sarà asciugato anche il secondo intervento, ricominciare a innaffiare normalmente, quindi abbondantemente, ma facendo asciugare quasi completamente la terra tra tra un'innaffiatura e l'altra. Detto questo, so che anche qui ci sono versioni contrastanti. Io preferisco esporre le mie piante appena rivasate al sole diretto, anche perché in questa fase e anche nelle prossime settimane, se dovesse comunque migliorare il tempo, non c'è un sole forte che possa danneggiare la pianta, per cui una volta rinvasata, dove è possibile, esporle al sole, che male non fa. Detto questo, naturalmente ci sarebbero anche degli altri interventi, si sarebbero potuti fare degli altri interventi, di potatura, però, come dico sempre, a potare c'è sempre tempo, quindi ho preferito togliere una parte consistente della ramificazione, non eseguire proprio tutti gli interventi che sarebbero stati necessari, anche per vedere un po' la pianta come può rispondere ed eventualmente in un paio di situazioni si può sempre intervenire più tardi o perlomeno magari intervenire anche l'anno prossimo, perché come ho detto, a potare c'è sempre tempo.
L'importante è vedere un po' come, in questo caso, come la pianta risponde e poi agire naturalmente di conseguenza. Quindi penso e spero di aver detto tutto. Noi ci vediamo tra poco per i saluti finali. Non mi resta altro che augurarvi una buona giornata e un buon bonsai dal vostro Bonsai Leeds. Bene, siamo giunti al termine di questo video che ha visto protagonista l'acero palmato e una sua lavorazione, sia per quanto riguarda il rinvaso e quindi la potatura di radici, e una potatura primaverile abbastanza aggressiva con la sostituzione degli apici delle varie ramificazioni. Spero e penso che il video possa essere stato di vostro gradimento. Se avete domande o vi è rimasto qualche dubbio, non esitate a porle nei commenti qui sotto. Vi invito, come sempre, a iscrivervi sia al canale Bonsai Leeds che alla pagina Facebook Bonsai Leeds per essere sempre aggiornati sulle varie iniziative del canale. Non mi resta altro quindi che augurarvi una buona giornata e un buon bonsai dal vostro Bonsai Leeds. Sigla!